Bentornati incredibili su Wuthering Waves, pazzesco e assurdo, mamma mia! Ho fatto un piccolissimo upgrade rispetto all'episodio scorso incredibile, cioè vi faccio vedere, ho portato le nostre bellissime signorine tutte e tre al 40. E voi direte, perché l'hai fatto? Semplice, ragazzi, sono gli unici personaggi decenti che ho per adesso. Ovvio, quando troveremo il nostro primo 5 stelle sarà sicuramente messa nel team incredibile. Comunque abbiamo tutte e tre al 40. E poi ho portato tutte e tre le loro armi al 40. Quindi questa al 40, la spadina al 40 e il catalizzatore della nostra healer al 40. L'unica cosa che non ho mai portato sopra sono questi qui, le resonance, perché ce ne ho poche e non so se vanno bene. Quindi per adesso il livello è al 40, le armi di tutte e tre sono al 40 e le resonance sono sempre allo stesso livello, ragazzi. Che dovete fare? Incredibile. Ora eliminiamo un po' di questi nemici sus qui attorno e poi oggi, incredibile, potrei provare a fare, se ci riusciamo, la missione. Più che altro perché se vado avanti con la missione, incredibile, mi sblocca delle robe spicy. Quindi sono molto curioso di questa cosa. Ecco qua, c'è un bel ferrino tattico, nucleare. Ecco qua, assorbiamo questo. Ok, abbiamo beccato uno azzurro che non fa mai male. Ecco qua. Molto bene, prendiamoci questo. Siamo quasi a livello 20, ragazzi, eh. Ma ragazzi, qua ci sono un sacco di nemici sus, eh. Mamma mia. Qui è un farming incredibile. Cerchiamo di aggrarli tutti. Ok. Eccoli qua, ce l'abbiamo tutti insieme. Dai. Molto bene. Ok. Che poi secondo me Rover in questo team non è che c'entra tantissimo, però che dovete fare? No hesitation. Ho scoperto che quando fa questo attacco e lo completa fa sempre uno scudo, quindi GG per noi. Non so se conviene fare l'ascensione, mi preoccupa solamente il fatto che se salgo troppo di livello e non vorrei che poi i nemici mi salgono troppo di livello e cominciano ad essere un po' troppo fortini per me. Quello è l'unica cosa che mi preoccupa sus, però, perché in Genshin funzionava così. Allora, io vorrei fare una missione che ho visto che hanno messo oggi. Ah, perfetto, è in una zona che non ci possiamo andare. E allora facciamo la missione principale, ce l'ho. Atto 2, che era atto 3, atto 4, non mi ricordo più. Main quest. Ok, andiamo alla main quest. Che poi magari sto facendo un errore, ragazzi, a non fare la missione di ascensione, eh. Il mio intuito godoso mi dice che se la faccio ho paura che i nemici mi diventano troppo forti. Non è che sto a livello 50, capito? Sto solo al 40, quindi sus. Ok, abbiamo toccato un vaso sus e si è aperta una porta. Va bene, originale, devo dire. Entriamo. Ah, è un dungeon? Dai, serio? Ma come, un dungeon dentro la città? Carino. Mi piace, spicy. Qualcosa mi dice che dobbiamo fare un po' di enigmi con l'acqua, eh. Bisognerà metterla qui, stellina. Molto bene. Tocchiamo questo. Ok. Mi fa strano perché non sono abituato a sentire la protagonista che parla, perché illumina e sempre in silenzio, no? In questo caso Rover parla, meno male. Strike. Ok. Da questa parte, no? Ok. Ok, meno male che nuota, perché per un attimo ho detto minchia, sono caduto nell'acqua, adesso mi crepa. Ok, andiamo. Posizioniamo un secondo. Suoniamo questo. Andiamo qui. Colpiamo questo. I'm being fed just enough information to work out the puzzle. Ecco. This does look like Miss Magistrate's speeding. Facciamo così. Guess I'll go check. Prendiamo l'ascensore. Adesso, ragazzi, tutto tremendamente easy. It must be the Sonodis. Ok, andiamo di qua. Dove prendere qualche altro pezzetto? Eccolo qua. Here it is. Oh, nemici sus. No. Vabbè, sono debolini questi, eh. Okay. Andiamo pure questo. Terzo pezzettino. Ma fammi capire, questa dovrebbe essere tipo una biblioteca, ma la gente deve fare sì enigmi ogni volta che vuole leggere un libro. Ma come funziona sta cosa? Andiamo a prendere il pezzettino sus. Ok, prendiamo pure questa.
Scendiamo sotto. Dai, qui ci sarà qualche creatura assurda, dai. Vabbè, niente di straordinario, questi non proprio... Ormai li conosciamo abbastanza bene, i nostri amici sus. Un pochino sono migliorato con le schivate, niente di straordinario, però almeno più di prima. Oh, e questo big boy? Ok. Prendiamoci lo scudo. Ok, così. Così. Morto? Ah, ok, ma come era morto? Molto bene. Io praticamente ho un team un po' sus, perché avrei un tank che cura anche un healer e l'unico DPS che è rover. Quindi diciamo che, come dire, è un team molto difensivo, non è un team puro attacco, capito? Lei è l'unica 5 stelle qua decente che ho. E lei mi piace tantissimo perché mi ricorda un po' John Glee, fa lo scudo, fa un po' danno, è resistente. Poi abbiamo l'healer e abbiamo rover che tecnicamente è quella che fa danno, quindi GG per noi. Ah, è un database più che una biblioteca, però sus, insomma. Ok, andiamo. Thank you for leading the way, Rover. Ah, beh, ma Scar proprio ci perseguita, eh. Extensive, exhaustive. Oh, how I want to carve the place inside out and blow it all to shit. Ok, vuole far scoppiare tutto. Vabbè, Scar è, diciamo che è un personaggio abbastanza sus. Thought you'd seem a bit more surprised. I wonder why. Ah, se lo so proprio bevuto. Attenzione, lei è la tipa della storia. Wow. So you've laid a trap for me. Ah, ma lei compare subito nella storia principale. Wow. Vabbè, lei è fortissima, che evoca i draghi sus comunque. Wow. Interesting. Wow. Think you can trap me here. Oh, le animazioni non sono male, eh. Spicy. What a shame I can't stay and play with you a bit longer. Okay. Till we meet again, dear friends. You're not going anywhere. Ragazzi, Rover è audace, devo dire, mi piace tantissimo. Scala 40? Ok. La tanta ci ha fatto abbastanza danno sus. Ok. Cerchiamo di fare il più danno possibile al nostro simpaticone. Ma intanto non lo uccideremo mai, ragazzi. Questo ci perseguiterà, quest'uomo. Chissà per quanto tempo, quindi ha voglia. Ok. Ok, con calma. Qui comincio a notare che non facciamo tanto danno, però va bene così, dai. Non facciamo proprio un danno assurdo, però. Un po' di questo, un po' di questo. C'è un po' di ghiaccio sus. Ok, così. Ok. Ok, bene così. Facciamoli la ulti di lei. Ok, così, grande, ulti di Rover. No, 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 dai, serio? Ok, bene, GG. È fortissimo sto Scar, è tipo Tartaglia, insomma, a livello di damage assurdo. Ok. Wow! Si è trasformato sus! Wow, eccola la boss fight. Wow, Scar incubo aberrante. Wow, mi piace. Abbiamo fatto arrabbiare il bimbo, eh. Wow. Ok, calma, facciamo questo. Schiviamo un pochino incredibile. Ok, mi ha fatto dei danni importanti, però non fa niente. Ok, sus. Ok, andiamo il rover. Ok, facciamo un po' di danino con rover, incredibile. Facciamo la ulti subito. Facciamo questo, ulti di rover. Ok, no, buono, eh. Evochiamo la lucertolina sus.
Ok, buono, 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 buono. Facciamogli lo scudo. Ok. Ulti. Certolina sus. Diamo il ghiaccio. La questione degli elementi sono abbastanza su, però l'abbiamo eliminata alla grande. Dai. Dai. Molto bene. Che poi è diventata una capra demoniaca e lui nella storia ci aveva raccontato proprio tutta quella storia della capretta sus cattiva, quindi sus. Wow. E beh, fratelli, è perso sto giro, eh. Wow. L'abbiamo catturato, bene. Prima stavo dicendo, lei io la conosco perché l'abbiamo provata nell'altro episodio e perché è uno dei personaggi della 1.1. Ma lei appariva già nella storia base del gioco? O forse l'atto che stiamo facendo adesso lo hanno introdotto con la 1.1 dove c'è anche lei? Potrebbe anche essere questo, eh? Ok, figo. Molto bello. It's been 3 days. We both made it on time. Ok. Ma lei è fortissima, ragazzi, chi rifa? Da quello che ho capito, ragazzi, hanno interrogato Scar. Ha dato informazioni sia sus che non sus. Dopo averlo interrogato, nonostante tutto, io da quello che ho capito, Scar sta ancora in gabbia. Quindi non sono venuti a salvarlo, incredibile. Però sicuramente lo riaffronteremo in futuro, Scar, ragazzi, proprio palese. Qui abbiamo sbloccato altre missioni. Tanto per, ragazzi, ce ne abbiamo una quantità di missioni che mamma mia. Ah, ok, aumenta un po' il danno spettro. Beh, non fa mai male. Comunque il combattimento con Scar è molto figo. La fase 2 mi piace pure il design, molto 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 bella. Ah, ok, hanno spiegato tutto. Lo spirito del drago a quanto pare ha scelto lei perché ha visto in lei un potenziale assurdo. E quindi ecco perché lei può evocare il suo drago sus e fare le combo assurde. Beh, giustamente. Stanno spiegando un sacco di lore. Praticamente il vecchio generale che c'era prima di lui, quello che assomiglia a Zhao, ha combattuto questo mostro assurdo fatto di oscurità che corrompeva i soldati e li faceva diventare mostri. Si è sacrificato per praticamente sigillarlo. L'oscurità stava vincendo, è diventato lui il generale nuovo e ha ricominciato a conquistare le robe. E questa è la spada di quello vecchio. Tutto canon, ragazzi. 9 su 10 sarà un personaggio futuro. Sono andato dietro la cascata e magicamente si è aperta un'intera strada per andare da qualche altra parte. Quindi sus. Perché infatti c'era una parte di mappa che mi diceva che potevo andarci, ma allo stesso tempo la strada era chiusa. Quindi sus. Ah, abbiamo sbloccato la tipa del banner. La Naida di Wuthering Waves. Lei a quanto pare è fortissima perché è il miglior healer del gioco, ragazzi, però non l'ho mai trovato, ovviamente. Infatti è molto Naida, per chi gioca Genshin capirà. Ok, forse ci vuole dare una mano la nostra amica Naida. Oh, e te pareva? Nemici sus? A 42? Ah, amici. Qualcosa mi dice che il gioco vuole che salgo di livello, eh? Non mi aspettavo nemici a 42. No, con calma. Ok, con calma. Ok, andiamo avanti. Scusami, questa mo chi è? Ai ai ai, ragazzi. Questa è una waifu assurda, mi sa. Questa combatte coi fiori. Ok. Questa deve essere amica di Scar, 9 su 10. Comunque era over, ragazzi. Cioè, proprio overpower come poche cose, ragazzi. Guarda che roba. Sembrava Udao per un attimo. Wow. Beh. Yuri time. So we're playing truth or dare now. I see. Oops. Ragazzi, potrebbe essere il mio personaggio dell'intero gioco solo per la sua personalità, ve lo dico subito. Ok. Getting angry, are we? Sorry, but it's just so much fun to rile you up. Ok, abbastanza sus. Sempre del team di Scar questa deve far parte, eh? You're the very first person to pique my interest like this. Ok. You have great potential. Va bene, abbiamo un gran potenziale, va bene. Ok, so you're not up for small talk. I'll keep that in mind.
You're my mission target. Ok, siamo il suo obiettivo, Sus. Bingo! I'm one of the bloom bearers of the Black Shores. This Blake Bloom is our symbol. It represents our mission to save the world. Ok, fa parte di un gruppo che si chiama il Bocciolo Oscuro, però non so se fanno parte dello stesso gruppo di Scar. Però più o meno i colori sono quelli, rosso e bianco, però quello era rosso e blu, non lo so. Sus. That's what it says in the rules at least. Allora, ve lo dico sinceramente, sicuramente questa tipa è uno dei personaggi più intriganti di tutto il gioco a mani basse, sia per design, per personalità. Ci sono dei gatti, Sus. Ah, ecco perché mi ha detto che devo fare la missione di ascensione, perché non mi fa salire a livello 21 altrimenti. Perfetto, ragazzi, la dobbiamo fare per forza. Uno dei miei episodi preferiti di Wuthering Waves oggi. Pure questa, ragazzi, ve lo dico, a livello di personalità è uno di quei personaggi che un banner con lei, ragazzi, ci summonerei istantaneamente. Però strano che non hanno ancora fatto vedere né le missioni né il gioco la waifu che vorrei summonare, che starà nella parte 2 del banner della 1.1, ragazzi, che preferisco addirittura sopra la ragazza che evoca il drago Sus. Vabbè, ma stiamo conoscendo tutti i personaggi, questa è l'altra diva del banner, quella che mi avete detto che è fortissima lei a quanto pare, eh? Ok, lei è tipo Klee, fammi capire, la Klee di Wuthering Waves. Ok. Ah, giusto, lei mi pare che ha una cotta per quello là, per alto, come si chiama, quello per il pistolero. Si vedeva pure nel trailer che gli cucinava, eccolo lui, il chat, alto. Ok, ragazzi, molto bene, un sacco di roba ci hanno dato. E ci hanno dato un items molto sus, va bene. Allora, dobbiamo fare la missione di ascensione, ragazzi, e poi ci salutiamo, perché abbiamo fatto un bel episodio denso. Allora, come si fa la missione di ascensione? Facciamo questa, ragazzi, saliamo pure di ascensione, incredibile, e dire che per questo episodio glorioso di Wuthering Waves può finire qua, ragazzi. Allora, start the challenge, vai. Elimina i nemici. 43. Ah, che bello che sei. Certo, c'è una parte di me che, come dire, l'idea... tutti questi nemici sus che mi aumentano di livello non è che mi entusiasma, però che dovete fare? Guarda quanti nemici, mamma mia. Ok, ok, facciamo questo. Ok, un po' di ulti incredibile. Certolina sus, facciamo la ulti. Giochiamo questo, facciamo questo, facciamo questo, facciamo questo. Mazza che pezza. Ecco qua. Ancora? Ancora? Vabbè, con calma. Con calma. Abbiamo 1:23, ragazzi. Veramente sus, devo dire. Calma, probabilmente me ne pentirò, ragazzi, già ve lo dico, eh. Ok. No, la connessione adesso no, ragazzi, non si fa, No, adesso, Ok, questo non va giù. Ok. Ok. Molto bene. Livello 21. Ok. GG. Ragazzi, abbiamo fatto un sacco di cose oggi. Episodio glorioso di Wuthering Waves. Incredibile. Che cosa siamo voi? E ci vediamo alla prossima puntata.